17 giugno 2001, molti di voi non erano neanche nati. Quel giorno Roma-Parma significò pandemonio giallo-rosso. Da Totti, Montella e Batistuta a Sergio Cruz, Fede Marconi, Gabriel Lopez, anche 23 anni dopo, questa partita ha un valore che non potrà mai essere banale. Inizia la YouTuber League anche per Roma e Parma. Palla morbida di Henry, respinta di Moses Sanchez e poi il destro in porta di Nicolas Cariglia. Piazza Pechini, 2-0 per il Parma. Moscaino, Sergio Cruz, solita giocata. Sergio Cruz! È tornato Sergio Cruz! E la Roma è questa qui, ballano i brasiliani. Parte Fede Marconi, la tocca Vlad ma non basta. Fa 6 la Roma, fa gol il capitano Fede Marconi, 6-3. La Roma non poteva iniziare meglio la sua YouTuber League. 24-25, stende il Parma con 7 gol, finisce 7-3. Fermi, 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 prima di lasciarvi al video ho una cosa da chiedervi. Avete una partita IVA o volete aprirne una? Perché se vi ricordate, in uno degli scorsi video vi ho parlato di Fiscozen, il servizio per gestire la partita IVA online con un commercialista dedicato e una dashboard da cui monitorare il tutto, tasse incluse. In più avete una consulenza gratuita e senza impegno. Tra l'altro, se la prenoterete dal link in descrizione, avrete anche 50 euro di sconto sul primo anno di abbonamento. Questi erano gli highlights della partita. Insomma, siamo qui con Riccardo. Non fate parlare me di aspetti tecnico-tattici, ci abbiamo un esperto. Dici qualcosa. Ma anche tu lo sei, anche tu lo sei. No, dai, sottovalutare. Non mi sottovaluto, ma preferisco che parli direttamente l'esperto. Allora, che partita ho visto? Va bene, va bene. Che partita ho visto? Ho visto una Roma che è partita bene, ma non è stata fortunata, non è stata precisa. Il Parma ne ha approfittato. Parma molto pratico, messo molto bene in campo. Nonostante fosse la prima partita, 15 minuti, esatto, e quindi che non si conoscessero benissimo. Va sul 2-0, però sai, la Roma dava la sensazione comunque prima o poi di riuscire a sbloccarla e di riuscire a sbloccarsi. Aveva bisogno di questo, ha creato una serie di palle gol, io ne ho contate 6 o 7 prima che il Parma andasse sul 2-0, quindi comunque una produzione offensiva importante. Poi la Roma è uscita fuori con la sua qualità, con la sua tecnica, con la sua gamba e ovviamente anche con la conoscenza, perché è vero che ha inserito giocatori molto forti, quelli sono sempre fondamentali, però è anche vero che si è sentito, si è percepito forte lo spirito di gruppo. Quale giocatore hai visto più in palla di questa Roma, soprattutto le differenze con l'anno scorso? Allora, vabbè, è scontato dire Sergio Cruz, okay. Ovviamente, perché ha una fame, ha una voglia, una mentalità che trasmette anche ai compagni, questo è fondamentale. Sul 7-3 lui ancora voleva palla addosso, voleva ancora far gol, ha sfiorato anche la cinquina, quindi già questo è molto importante. Ma mi ha sorpreso tantissimo, anzi te ne cito due, sia Boscaino in mezzo, ha dato equilibrio, ha fatto azione di filtro fantastica, quando c'era da intervenire per rompere l'azione avversaria lo faceva, e quando doveva impostare lo faceva sempre con personalità. Questo è fondamentale, serviva alla Roma un giocatore così. E poi anche Ortolani, perché io in telecronaca l'ho ribattezzato Orto ovunque, perché era veramente ovunque, in ogni porzione di campo c'era lui, ed è un giocatore che dà intensità, dà ritmo anche a livello atletico a questa squadra. Due cose che mancavano forse. Invece secondo te al Parma cosa è mancato, a parte magari un aspetto proprio fisico, perché abbiamo visto diversi crampi durante la partita, quindi sì, è vero. A un certo punto sono calati proprio fisicamente. Sì, almeno un paio di giocatori con i crampi. Direi che manca la conoscenza, quello che ho percepito è questo. Ha giocatori di spicco come Nick Cariglia, che è un giocatore di livello superiore rispetto a molti suoi compagni, e si vede al di là dei due gol, però in generale, no, anche a quello che trasmette proprio alla sua squadra e ai suoi compagni. Manca questo, manca giocare insieme, si vedeva questo, magari il movimento che facevano soprattutto davanti era lo stesso, non so, per l'esterno, per il centravanti, tante volte si pestavano i piedi, quindi è mancato un po' questo. Però io credo che una volta che cominceranno ad essere un pochino più rodati, vedrai che si potranno divertire. Siamo qui con Edo Dinu e con Bonny Caviglia, leggo, non la volete, scusate, Bonnic Caviglia. Peccato, eravate partiti benissimo, poi siete un po' calati, soprattutto sul finale, tantissimi crampi. Pensavo peggio, essendo il primo giorno in cui ho conosciuto i ragazzi, tranne Edo e Italo, che conoscevo già, però abbiamo giocato contro la squadra della YouTuber League, che ha l'attacco più forte, sì. Che come prima partita, insomma, poteva andarci meglio. Edo, invece io a te chiedo,
secondo te che cosa è mancato? Quantomeno, io ti ho visto tanto giostrare la palla in difesa, sì, però sì, forse vi manca qualcuno che imposti in difesa al posto di Nick, che forse dovrebbe stare a metà centrocampo. Dobbiamo, no? Ci dobbiamo conoscere, come ha detto Nick. L'obiettivo oggi era essere credibili, perlomeno. Secondo me l'abbiamo dimostrato. Noi cercheremo di mettere, come si dice, in difficoltà un po' tutti quanti che si conoscono, perché loro si conoscono, a Roma si conosce, il Napoli abbiamo visto una bella corazzata, poi aggiusteremo perché Nick davanti serve e abbiamo bisogno forse di un riferimento un po' più forte davanti, ma Mose però spaventa quando te lo trovi davanti, ma io sono abbastanza contento, ovviamente il risultato ci sta un po' sulle scatole per non dire altro, possiamo dire palle. Però va bene, come inizio può andare bene. Allora io ti faccio parlare di aspetti tecnico-tattici con un esperto, magari io dico due cazzate di allora tanto. Stiamo qua. No, sono curioso, sono curioso. Poi lui è un maestro, è un professore. Hai capito? Cioè, quindi mi sento anche un po' in difficoltà a parlare di tattica. Analizziamo gli expected goals. No, però mi sembra un po' troppo. Gli expected goal io li odio, quindi purtroppo appena è tutto e nulla. Tipo, no, aspetta, andiamo sul pratico, mangiamo il pollo con le mani. Ti voglio chiedere, perché intanto l'assetto a 4 all'inizio in difesa? Lo sai tu, abbiamo provato qualcosa di nuovo che magari non si era mai visto nella competizione. Abbiamo detto proviamo a coprire le ampiezze in questo modo per evitare delle corse in più a gente che ci ha detto che si sentiva più offensiva rispetto che difensiva. Abbiamo provato, poi in realtà era a 4 quando difendiamo, ma a 3 quando abbiamo la palla noi. Gioco fluido, gioco moderno. Gioco fluido, moderno, però dobbiamo mettere a posto qualcosina, perché poi alla fine hai visto, eravamo tutti avanti dietro lunghi, però eri sotto di 3 e dovevi provare a fare qualcosina. Insomma, una partita che si è presentata malissimo e poi comunque... No, 2-0, 2-0, acqua di dai. Siamo stati un po' sfortunati all'inizio, molto bene loro. Io non pensavo che fossero così tanto organizzati, perché poi ci hanno raccontato che era la prima partita che giocavano insieme. Sì. Quindi bravi davvero, mi ha impressionato Cariglia in mezzo al campo, Nicolas di Football che già lo conoscevo. Però secondo me un po' sfortunati, un po' frettolosi all'inizio, poi siamo usciti, perché sono uscito io. Allora, secondo me abbiamo fatto una buona partita. Siamo stati sfortunati all'inizio, loro molto bene, poi piano piano è uscita la vera Roma e dobbiamo secondo me continuare per questa strada. Stiamo facendo un progetto non di un anno, ma sono tanti anni che stiamo crescendo in campo e dobbiamo continuare così, dando una mano sempre uno all'altro e chi segna segna. Aspetta. Allora, avete fatto un discorso? Ho anche i brividi. Vabbè, ma non ci bastava dire ciao a tutti in camera e comunque mi evitava la fascia più di te. Ad ogni modo, seminare in 2 anni, perché avete seminato per 2 anni, questa è la stagione della raccolta? Può essere? Allora, una partita alla volta giochiamo una finale, quindi questa abbiamo fatto 3 punti, pensiamo già alla prossima, non nella finale, pensiamo partita a partita, step by step. 2 assist oggi, ti presenti così con un solo credito già 2 assist, quindi fantacalcisticamente questa è tanta roba. Beh, ringrazio ovviamente questo credito speso per me, avete creduto in me, cerco di dare il meglio, in realtà cerco di portare un po' al centrocampo un po' di cervello, perché questi brasiliani qua ballano la samba davanti, devo mettere un po' di ordine ogni tanto, però guarda, la partita l'hanno fatta loro, io faccio solo il lavoro sporco. 4 gol come un tal Crispo, è già partita la sfida? No, io non penso a nessuno, io penso solo alla Roma. Molto bella la risposta, paraculo. Ma parla veramente da giocatore navigato. Parla da giocatore navigato. Non comunque lo fa mica da 20 anni, no, come no. Qui abbiamo chiamato Gabriel Lopez un po' perché non c'era l'allenatore della Roma, Reid purtroppo ha la febbre, quindi mancava un rappresentante in panchina, però abbiamo portato El Toro, quindi se hai qualche domanda da fare El Toro, parliamo di calcio. Brasiliano. Caro Gabriel Lopez. Allora, siamo partiti non benissimo, perché sulla carta pensavo fosse una partita un po' più semplice da gestire, invece, sai, la mentalità non era sbagliata, però sai, quando pensi di vincere abbastanza tranquillamente, entri in campo con la testa non al top e infatti non siamo partiti top, però da squadra tecnica secondo me ci siamo, abbiamo ingranato e siamo riusciti a far meglio. Se posso dire 2 parole invece per quanto riguarda la mia prestazione, che ci tenevo, sì, non secondo me al top, perché devo trovare bene la mia posizione in campo. Nel ecco, senso, lì volevo arrivare. Loro mi lasciano abbastanza libertà, però devo inquadrare meglio per aiutare un po' meglio la squadra, siccome Sergio, anche lui come me, varia abbastanza, quindi dobbiamo un attimino inquadrare meglio. Però. E quanto ti diverti con Sergio in campo? Bene, ci troviamo bene anche oggi. Si vede. Comunque, nonostante, secondo me, potevamo fare molto, sì, molto di più, però si è visto, penso, 2 giocate che ci cerchiamo spesso, perché secondo me una volta trovata la quadra perfetta, poi sarà complicato. No, mi piace questo. Sì. Un poco di spocchia. Però quindi questa Roma è genuino. Quindi questa Roma dove arriva? Cosa punta? Ma secondo me,
io punto a vincere, sono sicuro che anche i miei compagni, perché la squadra è stata fatta per vincere, essendo che la Roma purtroppo non è mai riuscita a far bene quanto secondo me anche il pubblico, i tifosi vogliono. Quindi secondo me quest'anno puntiamo in alto, questa era la prima partita, abbiamo dimostrato che anche in una situazione di difficoltà riusciamo a venire fuori perché la qualità c'è e questo si è visto. Quindi adesso testa bassa, abbiamo penso un altro mese per la prossima partita, sì, che saranno secondo me sempre più difficili adesso. Ok, io per concludere invece, adesso c'è un aneddoto, una leggenda metropolitana dice che tu domani mattina ti sveglierai alle 5 per... sveglierai alle 5 e Mose Sanchez... Il mio compagno di distanza è Mose, per fortuna o purtroppo per lui, io ogni mattina ormai lavoro la mia routine, bisogna svegliarsi alle 5, lui lo sa che la sveglia, anzi 4 e mezza. Perché? Ma perché tu allora no, voglio sapere tu, ma perché ragazzi sveglia alle 4 e mezza, stretching, piegamenti, burpees, fra, vai a 3000. Va bene, grazie Gabriel Lopez, grazie a te anche Riccardo, grande, complimenti, ci vediamo alla prossima, grazie. E grazie a voi per essere stati qui con noi, soprattutto grazie ai tecnici che stanno beccando la pioggia, esatto, ma anche noi un pochino, va bene. Però ciao, alla prossima.